Bentornati! Incontriamo oggi, nel sesto altare minore, una immagine molto cara, forse la più cara ai lenesi, e lo testimoniano i numerosi ceri che ogni giorno il popolo di Leno accende, sostando in preghiera davanti a lei. Sì, siamo davanti alla Madonna del Rosario. Un altare settecentesco con bellissimi commessi arabescati. Guardate le immagini. E questi commessi danno a tutto l'insieme di questo altare una forma leggera, suave. Guardate nel marmo scolpiti gli uccellini, le libellule. E guardate al centro della mensa questa piccola Madonnina in marmo, purtroppo il tempo porta le sue problematiche con sé, ma guardate la bellezza delle sue forme. Notiamo anche due statue inserite sicuramente in un secondo tempo ai lati dell'altare, che rappresentano San Rocco da un lato e San Domenico, e al centro la statua della Madonna del Rosario. Questa è recente. Prima probabilmente e ci dovrebbe essere stata una pala o comunque una Madonna di quelle cosiddette vestite. Comunque il tempietto attorno alla Madonna, come potete vedere, è sicuramente stato aggiunto in un secondo tempo. Attorno alla statua vediamo 15 preziosissimi ramini. Ve ne faccio vedere uno da vicino. Questi rappresentano le 15 storie di Maria, o cosiddetti i misteri del Rosario. Purtroppo anch'essi sono bisognosi di restauro. Ma quando è nata la festa della Madonna del Rosario, che ogni anno celebriamo il 7 di ottobre a livello di Chiesa Cattolica e noi qui a Leno in maniera solenne la terza domenica di ottobre con una bellissima processione? La festa della Madonna del Rosario fu istituita da San Pio V in ricordo di una vittoria, la vittoria riportata a Lepanto sui turchi. E cosa nota come nel secolo XVI, dopo aver occupato la città di Costantinopoli, Belgrado, Rodi, i maomettani minacciassero l'intera cristianità. Il Papa di allora, San Pio V, alleato con il re di Spagna, Filippo II, e la Repubblica di Venezia, dichiarò la guerra e, pensate un po', Don Giovanni d'Austria, comandante della flotta, ebbe l'ordine di dar battaglia il più presto possibile. E, saputo che la flotta turca era nel golfo di Lepanto, l'attaccò il 7 di ottobre del 1571. Nel mondo intero le confraternite del Rosario pregavano intanto con fiducia. E i soldati di Don Giovanni d'Austria implorarono il soccorso del cielo e dopo, immaginiamo che battaglia, dopo 4 ore di battaglia spaventosa, 300 vascelli nemici, di questi 300 vascelli nemici, solo 40 poterono fuggire e gli altri colarono a picco, mentre 40.000 turchi erano già morti. L'Europa era salva. E nell'istante stesso in cui avvenivano tutti questi avvenimenti, San Pio V ebbe la visione di questa vittoria. Si inginocchiò per ringraziare il cielo e in quel momento ordinava fin da subito che il 7 di ottobre di ogni anno una festa in onore della Madonna fosse per sempre celebrata. Quella festa prese il nome di Vergine delle Vittorie. Il nome Madonna del Rosario venne cambiato poi in seguito da Gregorio XIII. Le radici mariane sono molto consolidate nella nostra fede, tanto che 3 volte al giorno, ovunque, le campane ci ricordano di pregare l'Angelus, al mattino presto, a mezzogiorno e alla sera. E a Leno, a mezzogiorno, è rimasta la terza campana, cosiddetta dalle scritte che porta nel suo bronzo, detta dell'Ave Maria,
che risuona ancora. Alle 7 e alle 20:30 purtroppo delle melodie hanno sostituito il suono di questa campana. Ma quello che conta è orientare la nostra vita, è orientare i nostri passi a lei, a Maria, stella sicura, stella che risplende dinanzi a noi per condurci al suo figlio che vedete porta in braccio. Suo figlio, sì, che è la nostra speranza, è la speranza di una vita piena, credere in lui, di una vita bella, piena, già vissuta qui sulla terra. Molti di voi già lo fanno, ma anche a questo altare vi invito a fermarvi quando entrate nella nostra chiesa, a guardare a lei, alla Vergine Maria che guida e protegge i nostri passi. Ci vediamo al settimo altare.